Probabilmente avete visto il film Don't Look Up, di cui si è parlato molto ultimamente. Il film inizia con la scoperta casuale di una cometa grazie a 5 osservazioni, sulla base delle quali vengono determinate le dimensioni della cometa, la sua orbita e l'impatto con la Terra atteso nel giro di qualche mese. È sicuramente un procedimento un po' frettoloso e poco realistico, tuttavia ci è utile per fare alcune considerazioni. Le scoperte casuali di comete e di asteroidi possono avvenire proprio come nel film, stando al telescopio e mettendo insieme una serie di osservazioni per realizzare una GIF animata, in cui l'asteroide o la cometa si muovono all'interno di un campo stellare. Io stessa da ragazza ho scoperto degli asteroidi con questa modalità durante le mie attività al gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino, capitanato da Mauro Tombelli, che di asteroidi ne ha scoperti oltre 200. E così hanno fatto e fanno tanti astrofili in Italia e nel mondo. Tuttavia, negli ultimi anni queste scoperte casuali sono diventate sempre più rare, e questo perché fanno da padrone quelle osservazioni dedicate alla ricerca sistematica di oggetti che potenzialmente potrebbero colpire la Terra, e in particolare i due progetti statunitensi, Catalina Sky Survey e Palm Stars, che praticamente scandagliano il cielo in ogni notte disponibile, ovvero evitando il maltempo e le notti di luna piena. Questi due progetti utilizzano dei telescopi con diametro compreso fra i 70 cm e gli 1,8 metri. È poi un software a selezionare quegli oggetti che si muovono all'interno di un campo stellare. Se tra questi ce n'è uno non catalogato, ovvero non conosciuto, allora scatta l'intervento umano. Le osservazioni vengono sottoposte all'esame di un astronomo, che verifica se si tratti di un falso allarme o meno. Comunque avvenga la presunta scoperta, tutti i candidati nuovi oggetti devono essere segnalati al Minor Planet Center, un'organizzazione statunitense che si trova a Cambridge, nel Massachusetts, e che su incarico dell'Unione Astronomica Internazionale gestisce un database globale in cui raccoglie le osservazioni provenienti da tutto il mondo di asteroidi e comete, effettua i calcoli orbitali e rende pubblici i risultati. Quest'ultimo passo è fondamentale perché permette ad altri osservatori di andare a caccia degli oggetti candidati nuovi e quindi di contribuire a quelle che si chiamano osservazioni di conferma, nonché a definire meglio le orbite. Per poter ricavare un'orbita accurata, infatti, non bastano poche osservazioni. Bisogna che queste siano spalmate almeno nell'arco di qualche settimana, mesi o addirittura anni, in modo da ridurre via via l'incertezza sui parametri orbitali e, di conseguenza, sulla stima dell'eventuale rischio di impatto con la Terra. Il susseguirsi delle osservazioni può anche cambiare le carte in tavola. In questo senso è da manuale il caso dell'asteroide Apophis, 400 metri di diametro, scoperto nel 2004. Subito dopo la scoperta era stato calcolato un rischio di impatto per il 13 aprile del 2029, di un valore di circa il 3%, che può sembrare poco, ma in realtà è il valore più alto mai ottenuto per un asteroide potenzialmente pericoloso. Ma dopo 17 anni di osservazioni, sia ottiche che radar, questo rischio è crollato praticamente a zero per i prossimi 100 anni. Un altro esempio recente è quello dell'asteroide 2022 AE1, scoperto a gennaio del 2022 e che tuttora ha un diametro incerto fra i 40 e i 120 metri. Subito dopo la scoperta era stato calcolato un rischio di impatto per luglio del 2023, basato su una sessantina di osservazioni effettuate in soli 8 giorni. Rischio che è crollato anch'esso a zero, grazie ad ulteriori osservazioni, tra cui quelle della stazione osservativa di Loiano dell'INAF. In questo caso, un mese circa di osservazioni sono state più che sufficienti per poter abbattere questo rischio di impatto, perché l'evento era previsto per l'anno successivo alla scoperta. Secondo i calcoli attuali, l'asteroide 2022 AE1 passerà vicino alla Terra nel luglio del 2023, ma a una distanza di sicurezza di circa 7 milioni di chilometri. Anche l'Europa fa la sua parte nelle stime dei rischi di impatto con la Terra, e in particolare l'Italia. Infatti, dal 2013 a Frascati c'è il centro elaborazione dati dell'ESA, lo European Space Research Institute, ESRIN, che prende calcoli dal Minor Planet Center e a sua volta
calcola i rischi di impatto con il nostro pianeta e lo fa utilizzando un software sviluppato dalla SpaceDIS, una società spin-off dell'Università di Pisa. La stessa SpaceDIS mantiene poi il servizio pubblico NEODIS 2, interamente dedicato al monitoraggio di oggetti che potenzialmente potrebbero colpire la Terra e al loro rischio di impatto.